Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di una miniserie davvero particolare, lo Spider-Man di J.J. Abrams e di suo figlio Henry Abrams. Una serie che sembrava attesa come la manna dal cielo, che la Panini stessa annuncia come la serie più attesa dell'anno. E tutto questo perché lo scrive J.J. Abrams, che non ha mai scritto un fumetto, ma è ovviamente un amatissimo regista slash scrittore di film slash produttore, che ovviamente non vuole affatto dire essere in automatico un ottimo scrittore di fumetti. Ma in suo aiuto, gridando nepotismo come se non ci fosse un domani, arriva suo figlio Henry Abrams, che senza alcun motivo apparente viene messo a coscrivere l'Uomo Ragno. Evviva! Fortunatamente a supportare i due c'è la sempre in gamba Sara Pichelli, disegnatrice romana, che invece la sua gavetta sui fumetti Marvel l'ha fatta e come. PS, credo sia romana, io l'ho letto, mi fido. Ma non giudichiamo il fumetto dalla copertina, bella copertina comunque. E parliamo un po' della storia di questo primo numero. Per prima cosa cerco di tenere gli spoiler al minimo, ma per la natura stessa di questa storia è impossibile non farne completamente. Quindi avvisati, se volete leggerlo restando all'oscuro, fatelo prima di guardare il video. Senza spiegare come e perché, il protagonista del fumetto non è Peter, ma suo figlio Ben Parker, il che ci fa già capire che il fumetto di per sé non è in continuity, ma al limite narra le storie di un futuro possibile, o più probabilmente proprio di un mondo alternativo. In ogni caso, dopo le prime pagine che fanno da prologo, la storia si sposta 12 anni nel futuro, con un Ben adolescente che si troverà a dover gestire la sua vita e la scoperta dei suoi poteri ragneschi. Centrale il suo rapporto con un padre assente che si tiene a distanza e che ha smesso da anni di essere Spider-Man. Se questa cosa vi ricorda vagamente la Spider-Girl di Tom DeFalco e Patolif, beh, non siete i soli e probabilmente siete anziani. Ora, devo dire a malincuore che forse, preso dall'hype della presentazione entusiastica, la lettura mi ha lasciato un po' freddino. Sarà che di storie Marvel ne ho lette davvero tante, ma tutto mi sa di già visto. Non è certo il primo nuovo Uomo Ragno che incontriamo, non è la prima volta che vediamo un Peter Parker che si lascia andare, voglio dire, ce n'è uno persino in Into the Spider-Verse. L'unica novità è forse il villain dell'albo, il misterioso cadaverico, che però, almeno in questo primo numero, non sembra nemmeno così interessante. E sebbene abbia sicuramente dietro qualche oscuro segreto e probabilmente qualche misterioso collegamento con i Parker, tutto quello che lo vediamo fare in questo numero, dopo il prologo, è mangiare un mini Wurstel. In ogni caso, ad acuire la mia delusioncina, c'è il fatto che ho letto questo fumetto subito dopo aver letto il Superman anno zero, di cui vi ho parlato ieri. E sinceramente, vista l'analogia di adolescenti che scoprono i loro poteri, questa serie non ha retto il confronto. Voi perché anno 1 ha il doppio delle pagine? Voi perché i personaggi e gli avvenimenti sono decisamente più incisivi? O forse anche perché effettivamente ho letto molte meno storie di Superman che nuove origini di uno Spider-Man? Non saprei. Giusto due parole sull'edizione Panini. Ormai è deciso che devono pubblicare tutto come se fossimo negli Stati Uniti. Quindi anche le miniserie in albetti di 32 pagine. In questo caso saranno 5 numeri, ognuno a 3 euro, credo. Sinceramente, questa cosa non ha alcun senso. Ci viene a costare parecchio e la serie, per come è concepita, sarebbe stata molto più leggibile in volume, vista soprattutto la rapidità con cui un numero viene letto. Quindi, riassumendo, siete fan Marvel dell'ultima ora? Sicuramente per voi è un bel fumetto. I disegni sono molto carini, lo stile grafico della Pichelli è in costante evoluzione ed è senza dubbio la parte migliore dell'albo. La storia, in ogni caso, è gradevole e scritta bene, e quindi immagino che per un nuovo lettore non ci sia questa tremenda sensazione di già visto. Se invece siete dei vecchi Marvel fan consumati, avete letto le origini di Peter Parker più volte, e magari quelle del Peter Parker Ultimate, e poi le storie di Miles, e magari Spider-Girl, eppure Spider-Gwen, ecco, magari l'ennesimo nuovo Spider-Man non è per voi, forse nemmeno nelle intenzioni. Ciao! Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo e iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, che funziona molto meglio della campanella di YouTube perché ogni volta che pubblico un video vi manda una notifica. E non ci può essere spam perché posso scriverci solo io e ci scrivo solo le notifiche. Se poi non vi basta tutto questo, c'è anche Instagram dove pubblico foto e storie, ma in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video.